Uno yeti si aggira furioso qui intorno, ma siamo riusciti a intrappolarlo chiudendo tutte le porte. Se parli con gli altri fratelli, ti apriranno i cancelli e ti condurranno da lui. Per prendere il talismano di questo livello, devi solo raggiungere l'uscita sano e salvo. Se mi concentro, dovrei poter aprire questa porta per te. A cosa serve la chiave se si sa cantare in questo modo? Gli yak sono troppo grandi per poter essere caricati, ma le tue fiamme ce la dovrebbero fare contro i nemici più grandi. Quando sconfiggi un nemico, viene liberata una particella spirituale. Le particelle attivano il potenziamento di un determinato mondo. Se il potenziamento è inattivo, dovrai vincere più nemici. Ehi, guarda quello che so fare. Ricorda il consiglio di Hunter. Volerai più lontano se premi croce quando sei al culmine del salto. Anche se sono vegetariano, penso che dovresti arrostire quello Yeti. È piuttosto forte. In realtà mi chiedo se ce la farai. Credevo che lo Yeti fosse più pericoloso. Can che abbaia non morde.
Comunque stavo solo controllando che lo Yeti non mangiasse il nostro sacro talismano. Ah, Spyro, benvenuto! Abbiamo scoperto che l'hockey è uno sport pacifico e rilassante. Ti andrebbe di giocare contro il nostro portiere? Hai 2 minuti per segnare 5 gol nella porta rossa. Ben fatto, prendi qua. Ti va di giocare uno contro uno? Il primo che segna 5 gol vince. Devi tirare nella porta rossa. Tocca a te.
Bravo, prendi questa. Se la fissi a lungo, potresti non vedere più niente. Scappare quello spirito maligno, ma ora si nasconderà nelle statue. Se dai fuoco alle 10 statue, sono sicuro che se ne andrà per sempre. Spiro, hai fatto scappare lo spirito maligno! Perché non prendi questa? L'ho presa dal tempio. Lì non serve a nessuno.